Ecco, ringrazio Fratellenzo per il saluto. Devo, giocando su due parole latine che sono omofone anche se sono differenti, vorrei dire che tutte le volte che arrivo a Bose credo di interpretare anche il vostro pensiero, si verifica questa connessione. Da un lato in latino c'è la parola limen, che vuol dire un confine. Certamente noi superiamo un confine, c'è una sorta di solitudine, silenzio, isolamento spirituale che bisogna varcare. Però in latino c'è anche una parola molto affine che è limes, che vuol dire soglia invece, la soglia della casa che accoglie, dove ci si trova in maniera spontanea e serena. Ecco, io ho sempre trovato qui, non soltanto attraversato il limen, ho trovato sempre per merito suo e di tutta la sua comunità un limes, una soglia di accoglienza. E quest'oggi perciò ci ritroviamo assieme nell'interno di questa soglia casa con un orizzonte immenso, immaginate dal capitolo 12 al 50 della Genesi. Io vorrei iniziare con queste parole. I vostri padri, come Terach, padre di Abramo e di Nahor, abitarono dei tempi antichi oltre il fiume, l'Eufrate, e servirono altri dei. Io presi il padre vostro Abramo da oltre il fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. Ad Isacco diedi Giacobbe ed Esaù. Siamo a Sichem, sede di un antico santuario. Giosuè, la guida dell'ingresso di Israele nella terra promessa, ha convocato tutto il popolo e inizia la sua omelia, diciamo. Suo discorso, che poi sarà suggellato da un'alleanza con Dio, con questa memoria. Israele è sostanzialmente, ma direi tutta la Bibbia, è un libro di memoria, di memorie. E vorrei anche mettere accanto a questa sintesi, avete sentito, una sintesi di ciò che dovremo trattare oggi, anche una voce invece completamente più vicina a noi, completamente dissonante. La voce di un filosofo non anticristiano, cioè Friedrich Nietzsche, il quale però scriveva e diventava consonante in questo caso: per noi Abramo è più di ogni altra persona della storia greca o tedesca, proprio perché era anche protestante, quindi la Bibbia era in un certo senso questa eco nella conchiglia dell'orecchio. Come faremo allora noi adesso ad attraversare questa immensa sequenza di capitoli? Io ho pensato di ricorrere a una, evidentemente per necessità, a un simbolo, il polittico, che c'è nell'interno delle grandi cattedrali, delle chiese del passato, cioè la sequenza di più scene, scene emblematiche, che non riassumono la totalità, però in qualche modo ne rappresentano la tonalità. E perciò io proporrò un polittico di 5 scene. Probabilmente, se riusciamo, ne faremo 3 questa mattina e 2 nel pomeriggio. Vorrei però, prima di guardare questo polittico nel suo primo quadro, ricordarvi che, e l'invito a leggere poi tutti i capitoli, naturalmente, dal 12 al 50, sono capitoli, storie di famiglie. Storie di famiglie, voi sapete che nella Bibbia, tra l'altro, o forse no, nell'Antico Testamento, la parola ebraica più usata dopo il nome di Dio, Yahweh,
quattro lettere, quattro consonanti. Il nome più usato, la parola più usata è Ben, figlio. 6.000, mi pare 700, 800 il nome di Dio, 5.900, 800 e più il nome Ben, figlio. E qui troviamo tutta la situazione che si riflette ai nostri giorni nella maniera più sconcertante. Troviamo le avventure, gli adulteri, gli inganni, inganni familiari, i furti, abbiamo la violenza omofoba, per noi in realtà per la Bibbia ha un altro significato, Sodoma, l'episodio di Sodoma, un altro significato perché è più una dimensione, la condanna è più sull'idolatria, quell'idolatria cananea che comprendeva anche dei culti omosessuali, i prostituti sacri cosiddetti. Abbiamo lo stupro, episodi di stupro, uno di una brutalità, ma essenzialità, lo stupro di Dina, potrete vedere. Le vendette conseguenti, spargimenti di sangue. Abbiamo tradimenti. Ecco, la teofania è nell'interno del quotidiano. E questa è proprio l'anima, direi, di tutta, come ricordava Fratellenze, sempre in un certo senso il cristianesimo è quasi il punto terminale di un filo, l'incarnazione. Vedete, il Dio non trascendente soltanto, certo è diverso, ma che non è remoto nei suoi cieli dorati, che non è un imperatore impassibile, per cui il credente non decolla dalla realtà volando per i sentieri celesti, è sempre radicato alla terra, ha i piedi sempre impolverati, come il suo Dio che si manifesta qui. Non, certo, si manifesterà poi anche nella trascendenza del Sinai, la vetta, simbolo dell'oltre, dell'altro. Qui invece è nell'interno della quotidianità più bieca, qualche volta anche truce. Cominciamo col politico, allora, primo quadro, Genesi 12:1-4, l'incipit, la vocazione di Abramo. Possiamo leggerlo, non sempre potrò leggere tutti i testi, questo lo leggiamo. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo allora partì. Due elementi credo che li abbiate tutti sentiti. Io intenzionalmente ho sottolineato nella lettura una parola, un verbo. Benedire. 5 volte, in poche righe. L'ebraico barak, che vedete tra l'altro un po' anche s'allarga, sia pure in una maniera difficile da decifrare forse, a tutte le famiglie della terra. Abramo già allarga il suo manto, il manto della sua esperienza, non soltanto sul suo popolo. Che cosa significa la benedizione? Noi lo sappiamo, nella tradizione biblica, Barak, il termine Barak tra l'altro ha alla base il ginocchio, che è in realtà un eufemismo per indicare l'organo sessuale. La benedizione di Dio è nella fecondità, fecondità dei figli, fertilità dei campi. Lì si vede la vita, è la grande benedizione. Però naturalmente noi poi abbiamo una benedizione che si allarga appunto e che diventa il segno della
vicinanza, dell'alleanza di Dio con una persona, col suo popolo. Ed è in seguito a questo primato di Dio che si è mosso verso di noi attraverso la sua fecondità, la vita, e attraverso il suo amore, l'alleanza, che l'uomo risponde: benedirò il Signore in ogni tempo. Vedete, c'è una benedizione verticale discensionale, si usa a dire costitutiva, che ci costituisce, è una benedizione verticale ascensionale, il popolo, il benedetto che benedice il Signore, la benedizione dichiarativa, si dice, perché dichiara il dono di Dio. Questa era la prima considerazione, ma la seconda considerazione che voglio fare di questa scena è un'altra. Prendete la prima riga e l'ultima riga, c'è un verbo che qui è tradotto in maniera diversa, in realtà è lo stesso verbo in ebraico. Vattene, esci dalla tua terra. Abram partì, se ne andò. Vedete, un ordine, ma pensate, lui è a Ur dei Caldei, come avete sentito anche in quelle parole di Giosuè, era oltre il fiume Leufrate, aveva una sua divinità, questa bellissima, peraltro, città, grandiosa, allora si vede ancora adesso quando si visita la Zikurat di Ur, oppure tutta la necropoli, lo splendore, aveva il suo Dio, la sua Dea probabilmente, sente questa voce di un Dio che lo scardina. Vedete, avete sentito, dalla tua terra, dalla clan, la parentela, e dalla tua famiglia, la casa di tuo padre. E lo avvia in questa avventura. Vedete, ordine, esecuzione. Abram diventa il simbolo quasi della fede assoluta. Vedremo che non è così poi nella storia, eh? Ma all'inizio viene presentato con questo schema quasi militare, ordine esecuzione, viene presentata una vocazione di totalità, di assoluto, differente da altre vocazioni che abbiamo nella Bibbia. Pensate alla vocazione di Mosè. Mosè subito fa l'obiezione, dice: ma io non sono capace di parlare, c'è mio fratello Aronne, manda lui. Pensate Geremia: ma io sono un ragazzo, so solo dire non so parlare, devo andare a parlare ai popoli, alle nazioni. Pensate alla vocazione di Samuele, quello che sarà il primo grande profeta, che nella notte prima va da Eli, sbagliando il sacerdote, sbagliando, credendo che sia la voce di un uomo e invece non la voce di Dio, deve passare attraverso tre tappe diverse per arrivare a incontrare Dio. Vocazioni tormentate, quella di Abramo è una vocazione solare, limpida, lineare, ma... Ed è da questo momento in avanti che io passerei già al secondo quadro, che è molto più complesso naturalmente, dove abbiamo invece l'obiezione. Anche lui prova che credere è difficile, che vivere l'esperienza di fede è un'avventura traumatica anche, problematica, drammatica, perché ci sono degli elementi che contraddicono. E allora noi adesso passiamo al capitolo quindicesimo della Genesi. Ci sono due racconti diversi, io non entro qui nel merito, che è una questione complicatissima. Ci sono più tradizioni, come se ci fossero più fiumi dai colori diversi che si incanalano poi in un racconto finale, la redazione finale, ma sono racconti di epoche diverse, variamente identificati dagli studiosi. Gli studiosi qualche volta riescono proprio per questioni di stile a seguire il racconto, un po' come quando si è sull'aereo e si va per esempio negli Stati Uniti e si vede, se è tutto limpido, si riesce a vedere la corrente del Golfo, che è come un grande fiume verde nell'interno dell'Oceano Atlantico. Riescono a trovare questo, ma altre volte invece la miscela è complicata. Noi abbiamo una redazione finale. Qui abbiamo due racconti. Il primo racconto, sentirete che c'è un'obiezione. 15:1-6. La parola del Signore: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande, rispose Abramo. Signore Dio,
che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli. L'erede della mia casa è Eliezer di Damasco, il maggiordomo, soggiunse Abramo. Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà il mio erede. Ed ecco allora gli fu rivolta la parola del Signore. Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. E per fargli capire la grandezza della promessa, il Signore lo condusse fuori, bellissima questa scena, e gli disse, guarda in cielo. Ieri sera era una cosa stupenda qui tra l'altro, e conta le stelle, tu riesci, se riesci a contarle, tale sarà la tua discendenza. E a questo punto ritorna ancora la limpidità della fede. Abram credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Vedete che c'è l'obiezione però, perché secondo il diritto orientale, se tu non hai figli, puoi lasciare la tua memoria storica, non solo l'eredità materiale, ma tutta la tua memoria, il tuo cognome, lo puoi lasciare a un adottivo, diremmo, cioè in questo caso al capo dei domestici. Cioè questo, tra l'altro è straniero, era un siriano, Eliezer di Damasco. Però alla fine il Signore ancora lo lancia in questa avventura. Ricordate le due immagini molto suggestive della Genesi per rappresentare la grandezza del dono di Dio. E Abramo vedrà poco, perché vedrà solo un figlio abbastanza modesto, il racconto è breve, Isacco. Le stelle del cielo, l'immensità delle costellazioni, tanti saranno, e i granelli della sabbia lungo la riva del mare, lungo la battigia, la spiaggia. Tanti saranno i tuoi discendenti. E c'è questa frase che sarà conquistata da Paolo come il suo emblema, il suo simbolo. Abram credette. Credette, il verbo credere è quello che noi usiamo, ancora adesso. Quando finiremo tra un po', pregheremo nella liturgia Amen e Min, verbo ebraico che letteralmente vuol dire stare saldi su una roccia quasi. Io mi fido di te. E questo gli fu imputato, computato, accreditato. Pensate che è significativo questo verbo, chashav in ebraico. Perché è significativo? Perché è il verbo che viene usato per la validità dei sacrifici. I riti, se sono compiuti bene, vengono scritti da Dio nel suo libro, accreditati a tuo merito. Qui vedete, non si accredita un rito, ma un atteggiamento. Questo è già lo spirito dei profeti, Misericordia, amore io voglio, non sacrificio. L'adesione interiore è la vera, il vero sacrificio che Dio segna, non la ritualità perfetta, ineccepibile, tema dei profeti, molto che l'abbiamo visto al suo tempo. E da ultimo a giustizia. Giustizia non è Abramo giusto, ma è a salvezza, dovremmo dire. Sarà computata a sua salvezza. Questo è il significato della parola tzedakah ebraica. Dio tzaddik è giusto salvando soprattutto. Certo, anche condannando, ma è giusto salvando. Ma a questo punto, sempre in questo secondo quadro, vi invito a entrare ora. E qui un altro racconto, in una scena notturna, una scena a prima vista anche un po' macabra. Ecco la continuazione, in realtà è un altro racconto. Io sono il Signore che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Signore, l'obiezione ancora una volta, ma come potrò sapere che ne avrò il possesso? Vedete, prima era la discendenza, la dimensione temporale, storica, ora la dimensione spaziale. L'uomo vive nel tempo e nello spazio, Dio lo benedice nel tempo e nello spazio.
come potrò sapere che ne avrò il possesso? Il Signore gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Abramo andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Intanto gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo. Ed ecco, terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abramo: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io, e dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri, sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli amorrei non ha ancora raggiunto il colmo. La promessa. Ma ancora, quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, un braciere fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abramo. Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Allora cerchiamo di comprendere che cos'è. Ho già detto, ho fatto notare che si tratta di un'obiezione. Io non ho neppure un pezzetto di terra. Come faccio a credere alla tua promessa? E il Signore si impegna, vedete, dicendo che concluse questa alleanza. Ora, in ebraico, stipulare un'alleanza si dice karat berit. Berit è la parola che forse anche avete sentito altre volte, la parola alleanza. Karat vuol dire tagliare un patto. Ed è per questo che allora riusciamo un po' a capire anche la ritualità in questione, quel rito, che tra l'altro mi diceva proprio un archeologo che ha lavorato molto in Siria, che ancora alcuni gruppi nomadici praticano ancora quando 2 clan tra di loro stabiliscono un'alleanza. Prendono degli animali, che sono animali rituali, avete sentito anche qui, 3 anni, certi tipi, li tagliano a metà su una via, un sentiero, li mettono in fila e poi in mezzo passano, soprattutto cominciano a far passare prima di tutto rappresentanti dell'uno e dell'altro clan, soprattutto le donne con in braccio i bambini, e pronunciano una formula di automaledizione. Capiti anche a me se violerò questo, come a questi animali, se io violerò il patto che c'è tra di noi. E vedete, perché la donna con i bambini? Perché deve implicare anche le generazioni future. E allora avete la rappresentazione di un rito arcaico che questo narratore prende, ma non so se voi avete notato una cosa. Sarebbe interessante chiedere a voi se avete notato che tipo di alleanza è questo. Io vi ricordo ancora. Se è un patto normale tra tribù, devono passare i rappresentanti delle 2 tribù. È ovvio. Qui chi passa? Quando è buio, le tenebre sono scese, passa una fiaccola ardente e un forno fumante. Il fuoco, la luce. E noi sappiamo bene, è il simbolo di Dio. È Dio solo che passa in mezzo agli animali.
è lui solo che si impegna. Per cui la traduzione patto, alleanza, non è del tutto corretta. È una promessa. È Dio l'attore principale che si impegna. L'uomo dovrà impegnarsi, come diceva prima, a credere. Ecco allora, in questa scena abbiamo la rappresentazione quasi ideale, la definizione del significato che sarà anche un po' al Sinai in questa linea. Sì, anche l'uomo è coinvolto, però prima di tutto l'alleanza è un dono e la risposta è credere. Se non ci fosse questo dono iniziale, Abramo resterebbe o un nomade oppure ritornerebbe a Ur. È quello che San Paolo un po' dice quando parla della caris, la grazia, che è come una mano, è Dio che parte per primo. E l'uomo risponde con la pistis, con la fede, afferrando quella mano. Questo era il secondo quadro. Quadro, vedete, tutto costruito sul tema del credere e della promessa. Che è un tema che, come vedremo, è fondamentale, questo del credere. È finito il dubbio? È finita l'incertezza? No, il credere non è un'avventura ovvia, non è una opzione di tipo matematico, per cui ci sono delle evidenze che sono... Le evidenze sono quelle d'amore. Per cui tu non sei mai sicuro totalmente dell'altro. Devi fidarti. Certo, puoi avere delle prove, c'è la razionalità anche, ma alla fine l'amare un'altra persona è un rischio, sempre. Stessa cosa è la fede. Ed ecco che subito dopo abbiamo ancora, nel capitolo 18, abbiamo ancora il dubbio che appare. Non è, io lo allego al secondo quadro. Io qui, il capitolo 18 lo leggerete voi e lo conoscete tutti, perché la famosa, immaginate per un momento di avere davanti agli occhi la famosa Trinità di Andrei Rubliov. Vi ricordate? Quei tre personaggi che poi sono interpretati come Trinità. Ma sono questi tre angeli, tre messaggeri, poi è uno solo a un certo momento, è la rappresentazione di Dio che incontra Abramo. Lasciamo perdere adesso la questione conseguente, che sarà poi la questione anche di Sodoma. L'incontro, Abramo, che è proprio come un patriarca, sotto le tende, nel deserto, nel pomeriggio caldo, vede arrivare questi tre ospiti, e questi tre ospiti hanno un messaggio, e il messaggio, capitolo 18, versetto 10, lo leggerete poi voi, è questo. Tra un anno Sara, tua moglie, avrà un figlio. La moglie del patriarca, che ha l'orecchio incollato alla tenda dei maschi, perché deve star fuori, non può cenare, pranzare con loro, come accade ancora adesso nel rituale beduino. Ecco, versetto successivo, Sara rise dentro di sé e disse, sfiorita come sono, dovrei ancora provare piacere mentre mio marito è vecchio? L'autore nota maliziosamente che Abramo e Sara erano vecchi e avanti negli anni ed era cessato a Sara ciò che le donne sogliono avere regolarmente, era in menopausa. Quindi uno vecchio impotente e l'altro invece in menopausa. Come potrò? E allora ride. Questo riso è l'elemento tipico dell'incredulità. Tant'è vero che poi questi messaggeri di Dio le diranno, ma tu hai riso? E lei dirà, no, non ho riso, sì, hai proprio riso, vedrete leggendo come si marca questo. Perché si marca così tanto questo elemento del ridere? Beh, certamente l'ho già detto, perché è ovvio, è simbolo dell'incredulità. C'è, a dire il vero, nella Bibbia anche il riso di Dio.
che è un riso invece efficace che distrugge il male, ma viene ricordato per una ragione. Provate a sentire, in un capitolo successivo, il 21esimo. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato. E Sara disse: motivo di riso gioioso mi ha dato Dio, chiunque lo verrà a sapere riderà di me. Ed è un riso di gioia. Perché questo gioco? Perché in ebraico, per assonanza, anche se forse il nome è un altro significato, Yitzhak vuol dire il Signore ha riso. E allora vedete questo gioco, l'incredulità, il dubbio, il ridere, ironico, sarcastico, ma come posso generare io? E dall'altra parte il riso incarnato di Dio, questo ragazzino, questo bambino, che è la testimonianza che la fede alla fine ha vinto, la grazia meglio, alla fine ha vinto.